E allora, tra le novità positive della giornata, qui questa sera abbiamo avuto il piacere di conoscere Nazario Nesta, che viene dalla Puglia e sta facendo un'impresa praticamente unica, non abbiamo mai sentito una cosa del genere, sta facendo l'Italia a piedi, in pratica, anche delle buone scarpe sembrerebbe. E raccontaci un po', insomma, c'è il tuo canale YouTube, abbiamo visto un po' di immagini, sì. Come mai questa idea, come ti è venuta, da dove vieni, insomma? Ma diciamo, io sto percorrendo un percorso che ho messo nome Disegnando l'Italia, che consiste appunto nel percorrere tutto il suo perimetro completamente a piedi. È un progetto iniziato il 19 maggio del 2019 e diciamo che è un sogno che avevo nel cassetto e che finalmente ho avuto il coraggio di toglierlo da quel cassetto e di metterlo in pratica. È un progetto molto molto lungo che mira non solo a migliorare me stesso ma anche a valorizzare l'Italia tramite questi video che metto sul mio canale YouTube che si chiama Nazario Nesta, che se volete potete seguire. Sono l'unico a farlo al mondo, sono il primo a farlo. Ho avuto anche l'occasione di passare la quarantena in un bosco, sono stato in un bosco bloccato per 75 giorni in Lombardia. Dopodiché, dopo la quarantena, ho potuto di nuovo riprendere il mio cammino. Adesso sono arrivato qui a Chioggia, dove sto visitando questo splendido paese con la speranza di poterlo valorizzare. Raccontaci un po', non so, qualche cosa di simpatico che ti è capitato in questa lunga marcia. Ah, diciamo che mi sono capitate tantissime cose strane, perché appunto facendo il perimetro trovi di tutto e di più. Le cose più strane sono state quelle quando mi trovavo su per le montagne e sciavo sul fondoschiena fino a valle. Sono state le cose più belle di questo viaggio. Poi una cosa molto positiva è stata sempre l'accoglienza delle persone, o il modo in cui la gente veniva incontro e mi dava una mano, perché comunque è un viaggio low cost, sono partito senza soldi e mi sto basando molto su ciò che possono offrirmi le persone che incontro, e fino ad ora mi è andata sempre molto bene, non ho avuto mai problemi, ma ho trovato appunto delle persone sempre gentili e altruiste nei miei confronti. Beh, noi siamo contenti che sei contento di Chioggia e adesso cercheremo di seguirti anche noi, di farti un po' di pubblicità e anche tu mandaci un po' di, così ogni tanto, qualche aggiornamento magari. Certo, sì, vi saluto e grazie mille. Ciao.